È stata organizzata dal Municipio 1 e da SMD Eventi sulla muraglia in Piazza del Ferrarese a Bari una mostra dal titolo Artigianato da mare. Tante le proposte esposte, frutto dell'ingegno degli artigiani, protagoniste del mercatino. Io lavoro molto i cristalli con una tecnica che ho imparato in Perù, è macramè. Sono tutti nodi fatti col cotone cerato e poi i cristalli. Quanto è importante questa opportunità per gli artigiani? Beh, parecchio per la visibilità e per farsi conoscere fondamentalmente, quindi per noi è importante esserci e dire che non c'è solamente, cioè il fatto a mano è importante recuperarlo rispetto a una produzione più massiva e industriale. Turisti e visitatori potranno ammirare sui banchetti allestiti per l'occasione tutti i giorni dalle 9 alle 22 fino al 23 maggio opere che ben rappresentano la semplicità della nostra terra. Si passa da zucche trasformate in lampade per poi immergersi in statuette fatte in ceramica sintetica, altre dipinte a mano impreziosite con oro vero. Lei si sente un artigiano del mare? Ma io più che un artigiano del mare direi un artigiano del mondo. In quanto riutilizzo tutto ciò che la gente scarta, butta, il mio è tutto un lavoro di riciclo. C'è comunque una bella piazza, Bari è una bella città, quindi credo ci saranno belle soddisfazioni in questi giorni, tempo permettendo. È importantissimo perché comunque siamo in una piazza importante di Bari, una delle piazze più importanti, è un'occasione veramente rara e ringraziamo chi ci dà l'opportunità di esporre. Io espongo oggettistiche in ceramica sintetica e realizzo tutto con quadretti con frasi e anche dei souvenir di San Nicola.